andiamo a dare il buongiorno ad Aldo Verdin, presidente di Federalberghi Liguria. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ormai ci siamo, la Pasqua è dietro l'angolo, cerchiamo un po' di capire con lei come stanno andando queste prenotazioni di una Pasqua sicuramente in anticipo, insomma la Pasqua bassa, no? Così si dice, e con un tempo che ha portato molta neve sulle Alpi per gli amanti dello sci. Come stanno andando le prenotazioni ad oggi? Non è che stiano andando molto velocemente, stanno andando molto a rilento e un po' ci ha rovinato il maltempo, come diceva lei prima, un po' ci ha rovinato, però è questione, non è colpa di nessuno, la neve in montagna e il fatto che la Pasqua sia molto bassa, e quindi se fosse caduta anche quest'anno ad aprile, forse le persone, i turisti, i clienti magari avevano più voglia di mare, e invece così decidono di andare in montagna dove c'è più neve e c'è da sciare, ecco. Anche perché l'altro anno invece con poca neve avevamo avuto, insomma, anche weekend e settimane dove gli amanti della montagna invece si erano dati, diciamo così, al mare, giusto Verdi? Certamente, certamente. Lì abbiamo, diciamo, vinto noi e quest'anno vediamo un po' di pareggiare. Ecco. Senta, poi è vero che però anche per Pasqua le prenotazioni a volte arrivano, no, sotto data, anche in base al meteo? Sì, dipende molto, il meteo può dipendere, ma dipende anche se, per esempio, le località di montagna sono sovraffollate, non si trova più una camera, allora uno ripiega e viene al mare, di conseguenza. Ecco, dipende da tante cose, dipendono dalle previsioni meteo e dipende anche un po' da una crisi latente che comunque c'è sul mercato italiano e non solo. Anche sul mercato estero, per esempio in Germania, stanno risentendo di una certa crisi. Infatti, per esempio, i turisti tedeschi sono in una fase calante, perché quando è così, è risaputo, è storico, i tedeschi rimangono nel loro paese. Senta, di solito chi sono i turisti che vengono nella nostra regione per Pasqua? Sono più italiani, sono più stranieri? Solitamente sono più italiani, solitamente è più una usanza di italiani andare a farsi un weekend, il weekend di Pasqua andarselo a fare. D'altra parte c'è anche un detto: Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, insomma, no? Quindi quando uno può, a Pasqua se ne va o al mare o in montagna. Senta, che cosa si può fare? Insomma, lei insegna sempre che immagino, no? Insomma, la vostra mente sia forse già oltre l'estate, però passata la Pasqua, per cercare, insomma, di sfruttare i ponti che abbiamo e quindi anche speriamo il buon tempo e il nostro clima, su che cosa bisogna puntare, continuare a puntare in vista di questi ponti e dell'estate? Noi sarebbe un successo, e spero che lo sia, ripetere i dati dell'anno scorso. Io sono molto ottimista, per scaramanzia continuo a dire chissà se faremo come l'anno scorso, dentro di me penso che qualcosina in più la facciamo, anche perché ci dobbiamo giocare molto bene adesso. È vero che la Pasqua cade in marzo, a fine marzo, diciamo, con l'ultimo, col 31 di marzo è Pasqua, no? Ma è anche vero che ci lascia libero un ottimo aprile, spero, e quindi ci dobbiamo veramente giocare molto bene il mese di aprile, dove c'è il ponte del 25 aprile, e quella comunque è un ponte italiano, e quindi bisogna giocarselo molto bene, specialmente nel mercato straniero. E ecco perché è molto importante frequentare le fiere di settore, ecco perché è molto importante, per esempio è terminata la ILTM di Berlino e già in questi giorni, già da ieri,
c'è una bella piccola manifestazione legata al mercato del lusso che si svolge a Sanremo e dove noi come Excelsior partecipiamo anche. Ed è chiaro che serve per attirare sempre di più le persone, i clienti anche nel fuori stagione. Assolutamente, grazie, grazie Aldo Verdin, presidente di Federalberghi Liguria, buona giornata. Buona giornata a tutti, arrivederci.